E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Rex Boom ed oggi continueremo la nostra sopravvivenza, ragazzi. Nello scorso episodio ho fatto vedere il mio server. Mi raccomando, ragazzi, entrateci in molti. Ah, in questa sopravvivenza, ve la ricordate, il primo episodio nella quale abbiamo presentato un po' tutto? Ecco, ho continuato un pochettino, infatti ci sono novità, come potete vedere questa è la base della mia casa. E sì, li mettiamo a terra perché siccome è notte arrivano una mob, un'ondata di mob. Dopo, ecco, abbiamo già incontrato uno, lo zombie, proprio stiamo a posto. Aspettate ragazzi che mi devo concentrare ad ucciderlo. Dai, muori. Muori. Ah, in questo video dovevo salutare il mio amico Clady, si chiama, e dovevo sponsorizzare Nico Gamer. Che infatti sull'episodio della sopravvivenza, quello vecchio, il primo episodio della presentazione della Survive. Allora, Clady, che è un mio amico, me l'ha detto a voce di dirlo. Invece Nico me l'ha scritto sui commenti. Nico, non ti preoccupare, ti sponsorizzo, eccolo. E un pollo, eccolo, lo prendiamo, ce lo mangiamo però ora perché ho fame. La mia barra di cibo è vuota, infatti sto morendo di fame, ragazzi. What the? No, mi è venuta pure la fame. No, no, 21 secondi, no, questo non ci voleva. Vabbè, prendiamo altro pollo e poi abbiamo anche la carne di zombie. Ce la mangiamo tanto, ormai fame per fame, però intanto è meglio. Ok, appunto ce la mangiamo. Eccolo, ok. E 27 secondi, dai, dai. Che passano in fretta. Allora, andiamo. Oh cavolo, un ragno, ho intravisto un ragno. Scappiamo a casa. No, però è inutile scappare a casa perché in poche parole viene dal. Eccolo, eccolo, viene dall'alto. Uccidiamolo! Uccidiamolo! Eccolo! Dai, muori! Ok, ci ha dato ragnatele. Vabbè, come sempre. Però intanto è morto e siamo tutti felici. Facciamo il pavimento perché devo fare ancora il soffitto e devo finire perché l'ho iniziato il pavimento. E sì, stiamo messi un po' benino, si potrebbe dire. Poi ci vorrei fare un bunker o qualcosa del genere, una stanza sotterranea misteriosa, boh, qualcosa. Ragazzi, in questo video sono un po' andato avanti con la survive. In che senso sono andato un po' avanti con la survive? Nel senso che ho continuato un po' io senza fare il video e degli aggiornamenti, in poche parole. Scrivetemi sui commenti se vi piace questa cosa che continuo un po' io e poi ve la faccio vedere, continuo un po' con voi, continuo un po' io così, ragazzi. Oppure scrivetemi se devo continuare sempre con voi. Cioè a fare video della survive. Non so se avete capito il senso, perché io ho continuato un po' la casa da solo senza fare il video. E se non vi piace questa cosa scrivetemelo sui commenti. Ecco, l'ho fatta. L'ho detta brevemente. Abbiamo 30 blocchi di terra, però non vanno bene i blocchi di terra perché sennò. Oh! Una pecora! Dai! Dai! Mi serve il letto, ti devo uccidere, mi dispiace. Eccolo. Yes! Un'altra! No, è un pollo, un pollo, un pollo. Da lontano sembrava una pecora. Uccidiamo pure questo. Ok. Allora, andiamo a prendere legna. Sia chiara che scura, ragazzi, perché con quella chiara ci facciamo semmai il pulsante per decorare sopra casa e i cartelli. Così
con quella scura ci finiamo tutto il pavimento, se ci riusciamo a finirlo, ma nel prossimo episodio lo finiamo, perché già sta durando tanto questo video, cioè tanto, stiamo tipo 5 minuti credo. Allora, la legna scura, eccola. Prendo tutto, cioè tutto, la maggior parte, perché non ho nemmeno un piccone, no un piccone, se un piccone per prendere il legno è normalissimo. Non ho nemmeno l'ascia, ecco, non mi veniva. E me la dovrei craftare, però ora non mi va, perché sono Agab. Ok, prendiamo un bel po' di legna. Ok, prendiamo. Eccolo. Ok, allora, ritorniamo a casa. Per ora la legna può bastare. Ritorniamo nella nostra casa, però non ci ritorniamo prima, dobbiamo ammazzare la pecora. Questa però è scura, vabbè, non fa niente. Il letto ce lo facciamo lo stesso. Svaghiamo. Oh, un'altra pecora, ok. Ci possiamo fare un letto, ragazzi. Ci possiamo fare un letto. Uccidiamo. Mi dispiace, sei la mia ultima vittima. Però ci credo. Ok. Torniamo a casa. Oddio, maiale. Vabbè, lo lasciamo stare. Avevo detto alla pecora che era la mia ultima vittima, quindi mettiamoci un po' tutto quello che abbiamo preso nella cesta. No, prima craftiamo degli assi, così ci facciamo. Ah, pure pulsanti. Vabbè, ci dobbiamo fare un bel po' di cose, ragazzi. Ecco, allora il pulsante ce lo mettiamo subito, tanto per. Ah, poi ci dobbiamo fare due cartelli per attaccarli. No, per metterli al contorno della casa. Eccoli. Uno. Ci scriviamo Rex Boom, però il rosso, proprio il colore di Rex. Allora, Rex staccato boom, yes. E ora pure qui andiamo sotto, eccolo, color rosso, Rex staccato boom. Ok ragazzi, sì, potrebbe andare molto molto bene, molto. C'è quel pezzo di terra lì sopra, vabbè. E ci craftiamo il letto, mi servirebbe un letto. Infatti me lo sono craftato, pure questo, delle porte. E scaviamo qui perché ci metto dei blocchi. Ok, prendiamo, mettiamo un blocco, due blocchi. Ok, così ci posso mettere la porta. Però intanto vorrei fare il soffitto. Spacchiamo questo. Allora, mettiamo questi blocchi qui. Vabbè, però abbiamo il letto, perché così se si fa notte possiamo subito dormire e non passiamo l'inferno che abbiamo passato questa notte. Mettiamo subito le porte per sicurezza, va. Se sto pensando queste cose mi viene l'ansia che arriva un mob e mi uccide. Ah, ah. Vabbè, lasciamo stare. Momenti Agab. Allora, mettiamo tutto nella chest. Sì. Ottimo. Letto. Chiudiamo la porta. E sì, per oggi è tutto. È venuto un bel capolavoro la casa. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti. Mettetemi un bel like. Ci sta, ragazzi. Commentate se volete dire qualcosa. E per questo video è tutto, ragazzi. Ciao!